Pro Evolution Soccer 5! Buonasera e ben ritrovati, sono Marco Meccia e sono in compagnia di Mauro Sandreani, pronto a commentare con me la partita. Buonasera a te Marco e grazie. La partita di stasera è uno degli avvenimenti più attesi di tutta la stagione, non vedo l'ora che si cominci. Ci siamo! Da destra verso sinistra attaccherà Milan, da sinistra verso destra Inter. Figo. Veron, Samuel, Cambiasso cerca il passaggio filtrante. Si è appena trovato in fuorigioco. Era chiaramente in fuorigioco quando il suo compagno ha lanciato il pallone. Diversi giocatori cercano di colpire di testa. Questa è una giocata davvero pericolosa e l'arbitro ha segnato, direi, giustamente una punizione. Angolata direttamente a rete. Cafu. Sedor. 15 minuti trascorsi. Si liberano sulla sinistra. Questo sembra un cross interessante. Tiro scoccato. Si lancia sulla respinta. Ed è rete. Gol! Un attimo. No, è fuorigioco, dice l'arbitro. Era in posizione di fuorigioco. Il gol è stato annullato. Difficile capire, l'arbitro non era sicuro. Materazzi, Samuel, Ivan Cordova, Cambiasso, ottimo gioco di gambe e possibilità di contrattaccare in contropiede. Non riescono ad intendersi. Ha liberato. Gattuso. Filippo Inzaghi. Quasi 15 minuti al termine del primo tempo. Ha fatto bene tenendo gli occhi fissi sul pallone senza farsi distrarre. Martins. Dejan Stankovic. Ivan Cordova. Veron. Figo. Martins. Buona occasione per aprire le marcature. Siamo in zona pericolo. Kakà. Il fischio c'è. Filippo Inzaghi. 5 minuti al termine della prima frazione. Stam. Nesta. Cafu. Gattuso. La ridà indietro. Kakà. Pirlo. Martins. E l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. È stata una prestazione molto negativa fino a questo momento, non credi Mauro? Dunque, vediamo cosa ci offrirà il secondo tempo.
Le squadre hanno cambiato campo per il secondo tempo. Ha usato il proprio corpo molto bene in questa occasione. Gliel'ha rubata Ivan Cordova. Cambiasso. Nesta. Passaggio che filtra. Dejan Stankovic. Martins. Figo. Cambiasso. La difesa è stata messa fuori causa. Il tiro è stato deviato dal difensore in questo caso. Lottano per il pallone in mezzo all'area. Un altro corner. È in mezzo. Gattuso. Maldini. Sedor. Shevchenko. Filippo Inzaghi. L'arbitro ha fischiato. E crossa. Questa è una giocata davvero pericolosa e l'arbitro ha segnato, direi giustamente, una punizione. Samuel. Buon possesso palla. Veron. Stanno cercando di avanzare sulla destra. La difesa deve stare in guardia in questa occasione. È molto pericoloso quando va al cross. Ha letto bene l'azione. Gliel'ha ridata. Stam. Istintivamente è riuscito a intercettare il passaggio. Veron. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Il fischio c'è. Tira direttamente a rete. Non male, ma è fuori. I tifosi avrebbero voluto un gol da quella posizione, ma penso che avrebbe dovuto servire altri compagni meglio piazzati. Martins. Buon possesso palla durante il contrattacco. Ivan Cordova. Figo. Tira. Gol straordinario. Un gol decisivo in un momento cruciale dell'incontro. Ha colpito il palo sinistro ed è entrata. Questo è l'episodio che serviva per sbloccare il punteggio. Le due squadre adesso si affronteranno a viso aperto e di sicuro la partita sarà entusiasmante. C'è voluto molto tempo, ma alla fine hanno segnato. Che tempismo per questo gol! Potrebbe essere decisivo. Hanno segnato il primo gol ed è arrivato in un gran momento per loro. Sì, non c'è molto da... ...da giocare. Da questa posizione potrebbero anche aver messo una seria ipoteca sulla partita. Deve crossare bene qui. Stanno cercando in tutti i modi di pareggiare. Deve calibrare bene il cross se vuole essere pericoloso. Conquistata da campione. Beh, non l'ha afferrata, ma con una respinta è comunque riuscito a metterla al sicuro. Mauro, ma hai un'idea sul perché abbiano deciso di operare questo cambio? Beh, sembra che stiano tentando di mettere al sicuro la vittoria. Niente da fare stavolta. Ottima possibilità per contrattaccare. Stam.
tiro da lontano. Finisce qui. Hanno segnato l'unico gol della partita e hanno portato a casa la vittoria. Cosa pensi della loro prestazione di oggi, Mauro? Penso che dopo tutto abbiano giocato bene. E dunque la telecronaca di oggi è finita. Grazie veramente a Mauro. Grazie Marco, è stata una partita interessante. E da ognuno di noi, arrivederci alla prossima.